Oggi avremo la visita di una gita organizzata da un'organizzazione che segue i cavalli in maniera non agonistica, ma di intrattenimento, di passeggiata, di collegamento con la natura e con l'arte. Un appuntamento molto particolare e interessante collegato a questa nuova iniziativa cominciata quest'anno, la prima edizione, che si chiama Cavalli in Villa, organizzata dall'Associazione Equestre Italiana, FISE, che propone questa nuova proposta culturale e sportiva, proprio quello che piace a noi, unire i vari interessi per aggiungere pubblico, interessarlo ancora di più, che propone lo sport equestre e tutto quello che segue al cavallo, alla vita del cavallo, la sua storia, ma anche non solo la parte sportiva, la parte anche sociale, di aiuto per un certo tipo di disagi fisici e per il contatto con la natura. Questa iniziativa vuole appunto dare risalto all'equitazione, al cavallo, alla storia, unendola alle varie ville che sono la caratteristica del nostro territorio veneto. Tornano alla ribalta le ville venete, in questa particolarissima stagione triste dove natura avversa e uomini in guerra disegnano una tragica realtà. L'immagine di questi rassicuranti luoghi della classicità, romantici testimoni di un passato lontano di cui fortunatamente conserviamo solo la seducente bellezza, oggi sono lo sfondo ideale per rappresentare al meglio gli eventi importanti e degnamente fissarli nella memoria. Nella sacralità di questi ambienti, natura e cultura si fondono in armonia ed educano al rispetto. Arte classica e moderna combinano insieme, svelando nel loro contrasto apparente unicamente l'evoluzione tecnica ed espressiva, senza nulla togliere alla poesia. Essi sono tesori inestimabili, che vanno preservati dall'inesorabile degrado di questa civiltà vanitosa che vende illusioni, perché qui è realmente possibile concretizzare i sogni. Siamo a Villa Pisani Bonetti a Bagnolo di Lonigo, è una villa giovanile del Palladio, praticamente la prima villa che completamente ha progettato dopo il suo viaggio a Roma, che l'ha assolutamente aperto, confermando all'interesse per la classicità che lui già aveva, e andando a Roma a vederle dal vero è poi ritornato pieno di idee che qui ha messo in atto e che sono diventate un po' la sua firma. Questa casa l'abbiamo adottata, io dico sempre, oltre che acquistata, dal 2000, e abbiamo sempre cercato di tenerla viva con appuntamenti prevalentemente culturali, ai quali si è aggiunto adesso la possibilità di continuare anche d'inverno in questa promozione, perché con il restauro della grande barchessa ottocentesca che c'è all'interno della proprietà abbiamo aggiunto altri spazi che quindi sono fruibili anche nel periodo invernale. La nostra caratteristica è quella di avere un costante impegno nel promuovere l'arte contemporanea all'interno di una situazione di grande classicità come quella di una villa del Palladio. Questo connubio nelle nostre idee, che trovano molte conferme positive, questo connubio crea un interesse duplice. Chi cerca la classicità si trova a poterne vedere il collegamento con la modernità. Chi trova la modernità dell'arte contemporanea, al contrario, trova un contesto molto interessante, un contrasto molto interessante. Il nostro impegno nei riguardi di questa casa è continuo ed è ovviamente ripagato più dalla parte culturale, di soddisfazione, di riconoscimenti, perché è un impegno economico molto pesante.
veramente speriamo e auguriamo che chi ha possibilità di dedicare investimenti economici importanti, perché questo, di questo si tratta, si rivolga anche a questa realtà delle ville venete, che alcune sono molto ben tenute, sono molto organizzate, molto attive, ma altre purtroppo vediamo che languiscono, che si stanno deteriorando. Questo è un grande peccato, perché è un patrimonio culturale italiano, ma non solo, perché siamo un unicum mondiale sicuramente, ma veramente per il territorio Veneto, per la regione Veneto è qualcosa di molto molto importante, che la regione stessa forse non capisce fino in fondo. Benvenuti a Villa Roberti, dimora storica del Rinascimento, in provincia di Padova, a Brugine. È stata costruita dall'architetto Andrea Della Valle, contemporaneo del Palladio, e per la famiglia appunto dei Conti Roberti. È chiamata poi ad affrescare da Zelotti e Paolo Veronese, due dei maggiori artisti dell'epoca, usati anche poi dal Palladio nelle sue ville. Era una dimora di campagna, ma azienda agricola, quindi non un luogo di villeggiatura, non solo d'ozio, ma di lavoro. E questo è ancora oggi per noi una villa che produce non più il grano come all'epoca, i cereali, ma invece produce cultura. Oggi noi della cooperativa Villa Roberti la gestiamo con questo spirito, in quest'ottica, ed è diventato un po' un faro per il territorio della Saccisica. Capoluogo è Piave di Sacco, è una terra anfibia, una terra di bonifiche, corti benedettine importanti a Legnaro, a Correzzola, ci raccontano una storia di secoli, così come vecchia di secoli la torre che vedete alle mie spalle. Infatti la villa sorge sulle rovine di un castello medievale, quello dei Maccaruffo. E appunto la cooperativa Villa Roberti si è prefissa di valorizzare non solo la villa, perché le ville non sono isole, sono dei porti in cui arrivare e andare arricchiti di esperienze sensoriali, di tanti stimoli, far vivere anche il territorio, che è fatto di corti benedettine, di casoni che arrivano fino alla laguna, la laguna sud, quella che lambisce, che arriva fino a Chioggia. Qui in villa noi ospitiamo spettacoli di musica, teatro, cinema all'aperto, corsi di yoga, cene, degustazioni. È una villa declinata alla contemporaneità. Dicevo, non produciamo più, non siamo azienda agricola, anche se abbiamo un brolo e un parco di cui siamo fieri di 5 ettari, parte a bosco e parte ancora è un piccolo microcosmo con il vigneto, la peschiera, il frutteto. E la parte verde per noi è importante, perché permette ai nostri ospiti di fare anche esperienze slow and green. E abbiamo appunto appartamenti in cui i nostri ospiti possono soggiornare e vivere la villa e la Saccisica, con esperienze bike o camminate appunto con guide naturalistiche. Tra le varie cose, noi ospitiamo anche gli artisti, siamo residenza d'artista, e in questi giorni è nostra ospite Serena Bellini in un progetto che vede coinvolto Arte Laguna Price. È un progetto anche questo dedicato alla contemporaneità, stiamo parlando di arte contemporanea. In questo periodo in varie ville del Veneto, tra cui noi, c'è una mostra dedicata appunto all'arte Laguna Price, artisti contemporanei che espongono le proprie opere in dialogo con le opere, l'opera d'arte che è la villa e i suoi affreschi. E Serena Bellini sarà con noi una decina di giorni
E qui nell'antica scuderia della Barchessa, dove una volta appunto c'erano i cavalli, oggi ci sono le opere d'arte in progress che Serena sta realizzando in questo luogo, lasciandosi ispirare da rose, da fiori, dal verde e dagli affreschi, dicevo, di Veronese Zelotti, che ci raccontano delle metamorfosi di Ovidio. E quindi un tema particolarmente attinente al suo lavoro. Sì, questa è una composizione che vuole sostanzialmente unire immagini tratte dal passato, dalla storia dell'arte, in particolare dalla pittura del Cinquecento di Paolo Veronese, ha elementi più contemporanei che prendono spunto appunto anche dall'Ottocento e dal Novecento. È un'opera che fonde sostanzialmente linguaggi e tecniche diverse. In essa ci sono addirittura l'uso di due programmi di grafica, Photoshop e Illustrator, e quindi due mondi opposti anche dal punto di vista proprio della tecnica, a cui unisco tecniche più tradizionali quali l'uso della foglia d'oro, che richiama un po' la pittura medievale, e il disegno manuale. Quindi è un'opera che vuole essere espressione della contemporaneità nella quale noi viviamo. Noi siamo sostanzialmente abituati a convivere con spunti culturali, informazioni provenienti da ogni dove. Quindi il mio lavoro vuole in qualche modo essere espressione di questa complessità nella quale noi viviamo.